prima puntata di Voci di Estra, il racconto di Estra a 360 gradi, i progetti, il presente, il futuro. Parleremo di tanti aspetti in ogni puntata, lo faremo con tanti ospiti all'interno dello studio che ci ospita per questo format e tanti ospiti collegati con noi. Iniziamo allora subito questa prima puntata con un collegamento con il presidente di Estra, Francesco Macri. Ben trovato, presidente. Salve, ben trovati a voi. Allora, un mondo in grandissima evoluzione, grande sfide di futuro. Noi racconteremo i tanti progetti che il grande gruppo Estra sta portando avanti, ma anche i grandi ponti di futuro che sta costruendo. È un momento storico per il vostro settore di grandissimi cambiamenti, presidente. Sì, oggi inauguriamo questo ciclo di trasmissioni per farci conoscere, per confrontarci anche con tutti i nostri stakeholder, fare i dovuti approfondimenti e trasferire alla cittadinanza quanto sia importante un'azienda come Estra e tutta la progettualità legata alla multi-utility toscana, che noi crediamo possa realizzare una economia abilitante, superando l'economia di sussistenza degli anni 90, dei primi anni 2000. Oggi Estra e tutto il gruppo rappresentano delle aziende rilevanti proprio per lo sviluppo economico e sociale dei nostri territori. Quindi con questo tipo di trasmissione vorremmo trasferire, diciamo, i best case, i dovuti approfondimenti per far conoscere soprattutto chi fa Estra ogni giorno. Oggi avete lì per esempio il nostro direttore dell'area della distribuzione, Riccardo Matteini. Si tratta dell'azienda più importante del gruppo dal punto di vista della solidità, delle infrastrutture, dell'avanzamento tecnologico. Centria è la società che sovraintende in tutto il gruppo alla rete che sta nel sottosuolo, quella che a volte diamo anche per scontato. Per esempio, oggi inauguriamo questo ciclo di trasmissione parlando di idrogeno, di quello che stiamo facendo ad Arezzo, dove testeremo la tenuta delle condotte con l'idrogeno e punteremo ad ampliare la potenzialità del mix, della miscela tra idrogeno e metano, che oggi è confinata al 2%, ma domani dovrebbe sicuramente elevarsi. Quindi vorremmo, ecco, da questo punto di vista dare un contributo per far conoscere questa importante City Partner, che è poi di fatto una società pubblica di proprietà di oltre 90 amministrazioni toscane e non solo. Presidente, grazie intanto per questo intervento, grazie per questa opportunità di racconto delle sfide dell'oggi ma anche del futuro che il suo gruppo sta portando avanti, e le sfide le portano avanti le persone, quindi noi ospiteremo tante persone afferenti al mondo Estra che appunto insieme al presidente Macri stanno costruendo queste nuove vie di futuro. Presidente, tra l'altro poi l'aspetteremo presto anche in studio in una delle prossime puntate. Bene, buon lavoro. Grazie, grazie al presidente Macri. E allora entriamo subito nel vivo. Come già introdotto dal presidente, parleremo di Enea e Centri, la società di distribuzione del gruppo Estra, che hanno sottoscritto un accordo in collaborazione finalizzato alla sperimentazione di nuovi standard di miscelazione tra gas naturale e idrogeno per la rete di distribuzione del gas naturale. Il protocollo d'intesa prevede che Enea utilizzi l'infrastruttura e campo prove di Centri ad Arezzo e uno specifico know-how per lo svolgimento delle attività sperimentali con le miscele, contribuendo al processo di transizione energetica nel segno della sostenibilità e della tutela dell'ambiente del nostro paese. Io allora do il benvenuto agli ospiti che mi terranno compagnia in questa prima puntata parlando di un tema così complesso. Parto dalla
MIADES col professor Carlo Carcasci, professore di sistemi per l'energia e l'ambiente all'Università per gli Studi di Firenze. Benvenuto professore. Grazie. E già introdotto dal presidente Macri, do il benvenuto al dottor Riccardo Matteini, direttore e amministratore delegato di Centria, e grazie. Collegato con noi il dottor Giorgio Graditi, direttore generale di Enea. Buonasera anche a lei. Allora, iniziamo. Buonasera. Subito con il dottor Graditi, parliamo di Enea, spieghiamo ai nostri telespettatori che cos'è Enea, di cosa vi occupate. Sì, intanto grazie dell'invito, bentrovati. Enea è un ente di ricerca, è l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile. È finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica, alle prestazioni di servizi avanzati, sia alle imprese che alla pubblica amministrazione, ma in generale direi ai cittadini, in tre settori chiave: il settore dell'energia, quello dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Quindi i nostri settori di specializzazione sono le tecnologie energetiche, quindi dalle fonti rinnovabili agli accumuli, alle reti intelligenti, ai gas rinnovabili, alle smart city, smart community, ma anche il tema dell'efficienza energetica, dove svolgiamo il ruolo di agenzia nazionale per la ricerca, e le tecnologie poi per il patrimonio culturale, la protezione sismica, quindi l'adattamento al cambiamento climatico. Disponiamo di laboratori di infrastrutture avanzati su 14 centri distribuiti nel territorio nazionale e partecipiamo a programmi, iniziative e progetti a livello internazionale, europeo e nazionale. L'Enea è il secondo ente nazionale di ricerca ed è vigilato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e agisce ovviamente seguendo un atto di indirizzo ad Enea che viene rappresentato proprio dal Ministero. Allora, pongo la stessa domanda anche al dottor Matteini, perché da una parte abbiamo Enea, dall'altra abbiamo Centria. Centria di cosa si occupa? Beh, Centria è uno dei principali player del centro-sud Italia, è colei che gestisce la distribuzione del gas. È colei che garantisce la presenza del gas agli utilizzatori presenti nelle case delle famiglie e all'interno delle imprese. Tutto questo lo può fare, lo fa, gestendo oltre 8.000 chilometri di rete tramite anche le sue società controllate e partecipate, gestendo oltre 8.000 gruppi di riduzione della pressione del gas, arriva in circa 640.000 case o imprese, chiamati PDR, punti di riconsegna finali, e distribuisce all'interno dell'anno oltre 790 milioni di metri cubi di gas. Con questo volume, fra l'altro, si posiziona al settimo posto tra gli operatori in Italia. Tutto questo Centria lo fa perché ha una struttura organizzativa di 230 dipendenti, una struttura dinamica all'interno della quale vi sono appunto degli ingegneri giovani e brillanti che si dedicano appunto alla ricerca e allo sviluppo verso questa innovazione mirata appunto alla transizione energetica, cioè andare a abilitare la rete di distribuzione del gas e renderla un soggetto proattivo verso la transizione e la decarbonizzazione. Torno dal dottor Graditi. Quali potrebbero essere gli effetti della sperimentazione ai fini della conversione delle reti del gas nel nostro paese, alla luce anche della transizione energetica? Sì, allora intanto ricordiamo che il processo di transizione energetica è un processo sfidante, ci pone di fronte delle sfide e anche delle scelte che tuttavia rappresentano delle opportunità che dobbiamo sapere cogliere e indirizzare. Ricordo a tutti che l'Europa con il Green New Deal si è candidata a diventare entro il 2050 il primo continente al mondo a impatto climatico zero. E per far ciò ovviamente bisogna agire su più fronti, quindi parliamo di aspetti che sono di natura tecnologica, energetica, economica, finanziaria, culturale, normativa, regolatoria. Le azioni da svolgere sono diverse, non abbiamo una soluzione unica per percorrere la transizione energetica e la decarbonizzazione, un mix di soluzioni che devono essere opportunamente coordinate e valorizzate in funzione degli obiettivi. In questo contesto entra sicuramente il tema dell'idrogeno che lei accennava all'inizio, in quanto è un gas rinnovabile e quindi è un vettore energetico ed è in grado di contribuire alla decarbonizzazione di diversi usi finali, quindi andiamo dall'industria alla mobilità
al settore civile residenziale. L'obiettivo dell'accordo di cui lei parlava all'inizio con Centria è sostanzialmente quello di mettere a fattor comune esperienze, competenze, ma anche infrastrutture per favorire lo sviluppo di un'economia basata sull'idrogeno. L'idrogeno deve ovviamente affrontare diverse sfide che non sono soltanto di natura economica e tecnologica, ma sono anche di natura normativa regolatoria, quindi bisogna capire dove utilizzarlo, dove è più efficiente impiegarlo e come impiegarlo garantendo adeguati livelli comunque di sicurezza e affidabilità del servizio. Riteniamo che insieme a Centria, con la quale abbiamo già avviato una collaborazione in precedenza, si possa attivare un processo virtuoso che permetta di fare esperienze, quindi prove, test, quindi stiamo parlando di azioni in campo che risultino poi fondamentali anche per gli aspetti normativi e regolatori che ne seguiranno. Il presidente Magri accennava all'inizio del fatto che oggi il decreto ministeriale consente un blending, quindi una miscelazione di gas naturale e idrogeno al 2%, si sta già lavorando a un decreto successivo che traguarda l'obiettivo del 10%. Nel futuro si arriverà a numeri molto più significativi. Per far ciò è importante fare sperimentazione, farla con soggetti che poi hanno una competenza sul campo, quindi che fanno anche i distributori, per poter capire quali sono gli elementi di maggiore criticità e trovare delle soluzioni, delle risposte rispetto agli stessi. Un punto di svolta operativo necessario è quello del campo prove. Allora chiedo al dottor Matteini che cos'è un campo prove e qual è il ruolo di Centria operativo nel progetto, dottore? Beh, il campo prove di Centria ad Arezzo è una struttura unica nel suo genere sul territorio nazionale. Si tratta di un'area perimetrata all'interno della sede di Arezzo, dove è possibile operare in piena sicurezza andando a simulare le attività tipiche che sono presenti nella distribuzione del gas. Il campo prove è costituito da 13 sezioni che riproducono in maniera molto fedele il sistema di distribuzione del gas. In questa maniera è possibile andare a testare, sperimentare, simulare tutta una serie di operatività tipiche della distribuzione del gas, ad esempio la riparazione di condotte, ad esempio la manutenzione dei gruppi di riduzione, la ricerca di dispersione di gas, la gestione di emergenze, ad esempio lo sversamento di sostanze chimiche. Ecco, il campo prove principalmente è un centro di formazione del personale, non a caso è utilizzato da svariati enti di certificazione indipendenti dedicate appunto alla certificazione delle competenze. Tuttavia si presta molto bene anche a testare sul campo dispositivi tecnologici propri della distribuzione del gas, facendoli funzionare in condizioni diverse dall'ordinario, come appunto diceva poc'anzi l'ingegner Graditi. Grazie. Allora, io coinvolgo adesso il professor Carcasce perché il dottor Graditi ci ha ben illustrato qual è la complessità della sfida della transizione energetica, i tanti elementi che entrano in campo e quindi molteplici fattori da coordinare, da studiare, da far interloquire. Allora, in Italia quali sono le nuove frontiere nell'uso dell'idrogeno, professore? L'idrogeno è conosciuto, non è che oggi viene scoperto, c'è stata una prima ondata già negli anni Ottanta e ora di recente come vettore energetico è stato riscoperto per compensare l'alternanza delle energie rinnovabili. In effetti ci sono già diverse realtà, la prima più famosa è sicuramente il treno a idrogeno in Val Camonica, c'è l'idrogeno valley in Puglia, ma soprattutto arrivando alle reti di distribuzione e di trasporto c'è SNAM che ha condotto delle prove. Condotto delle prove con iniezione dell'idrogeno. Questo vuol dire che però, oltre che fornire questo gas naturale con idrogeno iniettato al 2,5% che l'hanno portato, ecco la domanda è chi c'è dopo la rete di trasporto di SNAM? Ci sono i distributori. Quindi noi bisogna ben comprendere quali sono gli effetti che potrebbe determinare l'idrogeno dentro queste reti di distribuzione. In effetti lo stesso nostro gas meter, ossia il nostro contatore, una valvola, come risponderebbe quando viene investita con l'idrogeno al 2, 5, 10%? E questa è la grande sfida che ci mostra, insomma, che ci presenta il nostro campo prove.
Tornando allora al dottor Mattini, che tipo di adeguamento tecnologico sta approntando Centria per prepararsi di fronte a queste sfide della transizione energetica? Beh, Centria ormai da tempo osserva in maniera proattiva l'evoluzione degli scenari energetici e sviluppa, progetta e implementa soluzioni e interventi tecnologici innovativi all'interno delle proprie reti proprio per rendere abilitante la rete di distribuzione verso la transizione energetica. Centria ha concepito, la modalità di approccio verso la transizione energetica in funzione di quattro direttrici strategiche operative, quindi la supervisione e il controllo delle proprie reti, l'automazione dei processi, la gestione dei gas rinnovabili e la sostenibilità ambientale. Con questa visione, si contribuisce al concetto di smart grid, ovvero una rete che è interconnessa agli altri sistemi energetici e in maniera, intelligente, sicura, concreta, partecipa e contribuisce alla decarbonizzazione nel sistema complessivo. Ecco, la rete del gas in questo contesto è un'infrastruttura fondamentale, un asset strategico. Basti pensare che in Italia ci sono oltre 250.000 chilometri di rete posata. Quindi è l'infrastruttura che permette poi il percorso verso la decarbonizzazione, perché è colei che permetterà il vettoriamento dei gas rinnovabili, di idrogeno, il biometano, il metano sintetico. Da dove? Dai siti di produzione verso gli utilizzatori finali. La rete di distribuzione, già il biometano è una realtà consolidata, no? Basti pensare che nella rete di Centra, nella sola rete di Centra, sono già operative due connessioni in emissione e una terza si concretizzerà all'interno di questo mese. Quindi la rete di distribuzione del gas già oggi è una rete che distribuisce energia rinnovabile. Ecco, in questo processo siamo coinvolti in un ulteriore progetto molto sfidante, molto innovativo, perché ci vedrà realizzare nel breve una delle prime reti in Italia di tipo reversibile, cioè una rete che potrà veicolare all'interno della rete di trasporto il gas biometano prodotto in esubero e non assorbito dalle reti locali e rimetterlo dentro la rete di trasporto. Questo è un progetto sperimentale al quale abbiamo avuto accesso vincendo un processo di gara di ARERA e quindi su questo punto avremo una preziosa esperienza sul campo. Poi oltre al biometano abbiamo il concetto dell'idrogeno, come diceva anche l'ingegner Graditi, un po' più prospettico, un po' più distante, ma già anche in questo caso siamo in prima linea con attività di ricerca e sviluppo, oltre al progetto con Enea, mettendo a disposizione appunto il campo prove di Arezzo, stiamo sviluppando anche un ulteriore progetto di sperimentazione per la produzione di idrogeno verde, dove ci sarà un sito dimostrativo, un sito pilota che produrrà idrogeno verde con il quale sarà prodotta poi a sua volta energia elettrica a supporto della rete elettrica e parte di questo idrogeno sarà immesso direttamente all'interno della rete di distribuzione del gas. Grazie, è stato chiarissimo. Allora, andiamo a chiudere questa prima puntata. Ogni mese andremo ad approfondire un tema diverso, grazie appunto a Voci di Estra. Vi racconteremo la costruzione di questo futuro sostenibile che passa tramite le idee, tramite il lavoro, tramite l'impegno di uomini e donne nella grande sfida legata al mondo dell'energia. Io ringrazio ancora gli ospiti che sono intervenuti in questa prima puntata, il professor Carlo Carcasci dell'Università degli Studi di Firenze, il dottor Riccardo Mattei, direttore di Centri, il dottor Giorgio Graditi, direttore generale di Enea. Torno ancora a salutare il presidente di Estra Macri. Vi do appuntamento per il racconto di Voci di Estra alla prossima puntata. Grazie per la vostra attenzione. Grazie e buona serata.